dischi volanti, i due dischi volanti hanno eluso l'intercettamento a una velocità che il pilota ha detto non può essere, non si può stimare. E questa registrazione c'è a Roma. Allora, noi ci chiediamo, a chi appartengono questi oggetti? Prima di tutto. Senti una cosa... Scusami, è del mio... No, hai fatto bene. Invece, io, prima di entrare... Immagino avere un altro episodio da raccontarci. Sì, certo. Io e te, una mattina, siamo recati in un campo, anche qui in provincia di Pordenone, dove nel corso della notte era accaduto qualcosa di incredibile. Un disegno bellissimo in un campo particolare. Sono questi circles, no? Che ah, sì, a Fontana Fredda? A Fontana Fredda. Sì, sì, sì. Ecco, anche in quel caso lì, cosa hai potuto dedurre? Ah, Ranzano di Fontana Fredda. Ti ricordi? Come che no? C'era una signora... Certo, la signora R, diciamo, esatto. Punto. No, no, è un caso molto... Infatti, due episodi... Allora, parliamo bene, no? Cioè, fissiamo bene l'idea. Io lancio il sasso e tu... No, 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 fissiamo bene perché... Guardate, veramente, signori, io vorrei che voi capiste... Cioè quando, allora ti dico io, sì. io che sono non diciamo uno studioso come può essere Antonio Chiumento, non sono un tecnico diciamo così della Coldiretti, non sono un investigatore, ma sono un semplice giornalista, un cittadino normale, quando mi dicono ma li creano ad arte con le macchine, io rimango un attimino stupefatto, perché li ho visti con i miei occhi. Oh, non ho visto rami tagliati, io so che se vado con la mia vettura, la Mini Minor sopra un campo e schiaccio, beh, santo Dio, schiacciando spacco. Se ho diciamo delle macchine che mi tengono sollevato da terra, un po' no, come quelle che viaggiano sui fiumi tropicali, comunque devo creare dei rumori, no? Io ho visto con i miei occhi quella mattina non c'erano diciamo così situazioni dove potevo magari capire che un mezzo terrestre avesse in qualche modo realizzato un disegno stupendo, che sono meravigliosi, insomma. Cioè che, no? Allora, posso? Ma certo, sì, certo. Sì. Allora, prima cosa, caso di Ranzano di Fontana Fredda, estate 2003, primo pittogramma, primo cosiddetto cerchio nel grano, che se non ricordo male invece si trattava di orzo, ma viene definito genericamente nella letteratura cosiddetti cerchi nel grano. Il disegno, il primo disegno, perché dico primo? Perché mi riferisco al primo rinvenimento nell'estate del 2003, perché nello stesso campo, nell'estate del 2005, vedi anche il mio libro Apri gli occhi, si propone un altro pittogramma, un altro cerchio nell'orzo, nel grano, che dir si voglia, con un altro tipo di disegno. Ma voi mi direte, dove sono degli elementi per poter scartare con alta probabilità che non si sia trattato di una mistificazione? Nel caso del 2003, vi prego di fare attenzione al fatto che furono inviati dei campioni, fatti sul mio libro, Apri gli occhi, ci sono le analisi, vuoi dell'orzo, delle piante di orzo, all'esterno, benissimo, all'esterno del pittogramma e all'interno del pittogramma, del cerchio nel grano. Un biologo, ricercatore di un'università, ha firmato delle analisi che portano a una differenziazione tra, vedete, stiamo vedendo, spighe fuori, out, spighe dentro, in. Vedete quel classico, come dire, angolo che forma, vedete questo angolo qui, vedete, questo è un fusto, cioè vedete una piantina di orzo, comunque in. Questo è out, vedete la differenza, come diceva Gigi prima, c'è un ingrossamento del cosiddetto nodulo, ma, o del nodo nodulo, che però non è spaccato, non porta alla rottura, ma guardate la sofferenza che ha subito la spiga di orzo dentro rispetto a quella fuori. Certo. E guardate anche i chicchi di orzo,
in e out, la sofferenza che hanno in, subito all'interno del in cerchio, vuol dire all'interno, out all'esterno. Out all'esterno, no? Dall'anglosassone, io cercavo di sintetizzare, no? No, fatto bene. Quindi, vedete, ci sono delle analisi che portano a dire che non è un qualcosa che si può fare facilmente. Ci vuole, ad esempio, verosimilmente, io adesso la butto lì, per esempio, un irraggiamento da microonde. Ma tutto è fattibile, però bisogna vedere con quale probabilità si possa arrivare a pensare di realizzare, poi per quali motivi, e a spendere anche non pochi soldi per l'appunto per realizzare una tale cosa, e chissà con quale finalità. E qui siamo nel 2003. Invece, se mi è consentito, prego, nel 2005. Ah, a proposito, ecco, mi stavo dimenticando, guardate, se si può inquadrare questa immagine, vedete qui a fianco delle spighe, no, e dei chicchi, vedete, allora ditemi, voi che magari, io non voglio essere frainteso, mi rivolgo agli scettici a priori, quelli che dice, sono tutte cavolate, basta, non voglio neanche sentirne parlare. Allora, mi dite voi come una foto dall'alto, nel 2008, 5 anni dopo, lo stesso campo mi dimostra l'interazione al suolo, cioè l'effetto che c'è stato fatto al suolo. Nonostante siano trascorsi 5 anni, sì, io continuo a vedere questo. Come può essere che una cosa... elementi chimici potrebbero, sì, ma, dire. Sì, elementi chimici, ma... Non, scusatemi. No, è incredibile. Ma sì, cioè, io sono d'accordo, elementi chimici. Mi vengano, allora mi sia detto... quale elemento chimico? Perché nelle analisi dei campioni, esatto, non è stato trovato alcunché. Attenzione, perché è stato il terreno fatto, è stato analizzato non solo la pianta dell'orzo, ma anche le radici e la terra. E l'analista, che è un biologo di un'università, non ha trovato alcunché all'interno di contaminante chimico. Pertanto vedete che la stranezza aumenta. Ma una cosa che io mi... che noi potremmo dimenticarci e che io non posso approfondire più di tanto per questione di privacy. 2003, campo di Ranzano. 2005, la signora R dichiara di vedere, o meglio di aver visto, 2 sfere luminose subito prima di vedere quel pittogramma del 2005. Cioè, lei poi mi ha testimoniato che avrebbe, io potrei togliere il condizionale, che ha assistito a un fenomeno diurno e dopodiché si è accorta che si era formato quel pittogramma sullo stesso campo nel 2005, 2 anni dopo. Ma può bastare? In effetti, devo aprire un'ulteriore inchiesta, perché... e qui posso dirlo soltanto sui generis, la signora R, la signora X, la signora Y, la signora Z, avrebbe anche una storia. Eh sì. Avrebbe anche una storia, eh sì, che la vede coinvolta con qualcuno. Punto interrogativo. Più di così non posso dire, ma voi capite che per valutare la stranezza di tutto un insieme bisognerà considerare tutto. C'è un ultimo episodio per salutare, sì, certo, i nostri telespettatori? Certo. Allora, guardate, io avrei una scelta per il tempo disponibile. Facciamo così, avevo intenzione di portarvi all'attenzione, ma sarà magari per nel futuro, Gigi. No, perché volevo dirti anche che veramente in questi giorni mi stanno pervenendo ulteriori informazioni di altri casi interessantissimi, e che Dio mi conceda veramente... Ma non hai detto che noi a settembre non possiamo continuare? Di morire di vecchiaia, perché veramente, guardate, veramente, desidero che l'opinione pubblica, e attraverso Gigi, che veramente, se mi è permesso, in questo hai un ruolo importantissimo, di quantomeno far conoscere la gente, in modo che ognuno si faccia la propria opinione. Perché io non ho nessuna missione di convincere nessuno. Io reputo che il fenomeno sia degno di massima attenzione.
Io vi garantisco l'attendibilità delle persone, la stranezza di episodi, poi ognuno si faccia l'opinione che meglio crede sull'origine di queste cose. Per concludere, lasciamo stare questo... Per concludere questo Ferragosto. Mi dico alla regia, lasciamo stare il caso di Alberto Stecchi, che lo prenderemo in considerazione un'altra volta, di questo ragazzo che è stato coinvolto in un incontro avvicinato del terzo tipo. No, me lo racconti adesso. No, questo lo facciamo un'altra volta, perché, se mi è permesso, no, non c'è problema, tanto avremo modo di rivederci. E Alberto Stecchi, che è venuto addirittura da Milano per farsi, come dire, indagare da me, eccetera, eccetera. Ma questa è un'altra storia, e volevo parlarvi di questo, perché coinvolge due persone. Allora, siamo nel 1995, è un altro caso contenuto in Apri gli occhi. Allora, 1995, io vorrei chiedere a voi, a tutti quelli che stanno ascoltando e vedendo questa trasmissione di Ferragosto, perché una ragazza che ritorna tranquillamente da una scuola guida uno dice, vedo un oggetto a bassa quota. 1995, se non vado errato Gigi, novembre 1995. Perché caso di... non quella della Taborchia. Sì, questo. L'ho aperto a casa. Sì. Pamela Taborchia. Dicembre 95. Ah sì, ecco, vedi, posso sbagliare anch'io, signori. Ma voi vuoi vedere che sono un alieno, perché io ho aperto il libro proprio. No, ma... È la seconda volta in tre puntate. Sì. Poi ho visto, speriamo che ci siano altre nel 95, ce ne sono altre, ma avevo proprio aperto a Fellette, una frazione di Romano Dezzelino, siamo grazie in provincia di Vicenza. Sì, ma questo è importantissimo per i motivi che i telespettatori capiranno tra poco. Allora, lei sta tornando dalla scuola guida, se non vado errato, ma Gigi sicuramente mi potrà correggere, perché tutto a memoria non posso ricordare. E non so, non è neanche tardi, mi pare sono le 21 motorino, circa. Sta entrando il motorino, 21 e 15. Ecco, 21 e 15 circa. Allora, adesso, scuola guida. Andando in sintesi, vede un oggetto che, se non ricordo male, pensa a un aeromobile, a un aereo, a un qualcosa di convenzionale. Però, lui, magari Gigi stesso, mi integrerà se vedrà che sarà opportuno. Lei si trova vicino, fra l'altro, a una centrale elettrica e questo oggetto praticamente si porta a una distanza vicina a lei e si rende conto che non è un normale aereo, ma è un oggetto stranissimo dalla forma triangolare. Dico bene, Gigi? Sì. Triangolare, ma quello che è interessantissimo che inizia un inseguimento, cioè la ragazza va in motorino, prosegue in motorino con l'UFO sopra la testa. Cioè lei pensava che questo qua si schiantasse, sì, poi l'ha fissato un paio di volte, la terza volta è stata illuminata da un fascio di luce rossa e lei ha continuato a correre e dopo un secondo questo qui ha fatto au, si è messo sopra di lei. Sì, ecco, si è messo sopra di lei. Grazie mille per l'integrazione nei miei ricordi, e l'ha seguita, perché poi l'ha seguita fino a casa. Decelerando e accelerando. Decelerava la ragazza, decelerava l'UFO, accelerava la ragazza, accelerava l'UFO, ha deviato la ragazza di strada per andare verso la sua abitazione, ha deviato l'UFO, era a circa, se non ricordo male, qui